Nicola Palaggi, Geppi Selva, Fernando Montigel e Rinaldo Ventura. Partiti. Folonica quindi è di fatto, appunto, ripetiamo, la trasferta più lunga, e affrontarla in giorno lavorativo non è stato sicuramente facile per la squadra di Alberto Vidali. Attenzione, Rinaldo Ventura trova la rete del vantaggio, è uscito dal settore. Parte Cacau, attenzione, e trova un gol importantissimo, il gol del pareggio, 15-23 dal termine della prima frazione di gioco, 1-1 il punteggio. Lo scambio, attenzione, Pozzato entra in area e trova un gol bellissimo. Bellissima l'iniziativa di Alberto Pozzato. E allora siamo con Stefano Campagnolo. Ancora il recupero sfera di Geppi Selva. Il fallo di squadra fischiato a Sandrigo, a terra Barozzi. Time out. Licenze dei giocatori in pista. E allora Emiliano Torre al suo posto. Il portiere. Attenzione, in area Montigel che si gira su Giovanni Crodelli, in trottola e con una mano beffa, è il caso di dirlo, Andrea Dalzotto, per il pareggio della formazione toscana, che quando mancano 23 minuti e 16 al termine, pesantemente condizionato dalla, attenzione, la palla che danza pericolosamente davanti a Emiliano Torre, lo scontro in area tra Campagnolo e Montigel che cade a terra, vediamo su di lui Palaggi, buon per i suoi, perché era una buona iniziativa questa di Sandrigo, e c'è il gol di Poletto! In vantaggio Sandrigo, 19-18, il numero 6 Marco Poletto trova la seconda marcatura stagionale, 2 era sicuramente un momento importante di questo match, match che si è ravvivato, attenzione però qui c'è una Geppi Selva che conquista la sfera, 2 contro 1 potenziale, attenzione Geppi Selva sul rimpallo, Geppi Selva sul rimpallo, Sandrigo che non tornava, e allora il pareggio del numero 29 Geppi Selva. La finta di tiro di Montigel che entra in area, pregevole la giocata, e stavolta segnato in carriera, si tratta di uno specialista, mai dire mai però per Sandrigo, ovviamente a Viareggio ci augurano il contrario. Attenzione, il palo, attenzione però Montigel, si ripete Cristian Gasparotto, 2 minuti di superiorità numerica. Vediamo le scelte tattiche della formazione di Francesco Dolce. Palaggi, Festa a cercare un pertugio, la conclusione di Festa imparabile per Cristian Gasparotto, passa a Viareggio 4-3, Festa, 12-34 dal termine, a 13-28 Rinaldo Ventura aveva Spagnolo, il passaggio per Poletto, la conclusione, la pal si è avventato sulla sfera Cacau che è stato trattenuto, attenzione però Geppi Selva dall'altra parte, e il signor Ruggeri vede un altro rigore. La rete di Ventura, imparabile, 6 minuti e 55, Rinaldo Ventura su rigore, porta Viareggio sul 5-3. Ci scusiamo, il decimo fallo di squadra è stato commesso da Sandrigo, e quindi la punizione prima ce l'ha Viareggio, chiediamo scusa. 6-0-3, Geppi Selva sul dischetto, la finta di tiro, e la rete imparabile. E adesso siamo su una situazione sicuramente complicata per Sandrigo, perché 6 minuti al termine, Pozzato recupera ancora una volta Montigel, c'è un potenziale 2 contro 1 con Palaggi, e qui c'è il sigillo sul match di Sergio Festa, 1 minuto e 05, Sergio Festa, doppietta per lui nelle reti, augurandoci peraltro che Sandrigo almeno trovi una soddisfazione, vedremo se ce l'avrà ora Sandrigo, perché il passivo è sinceramente pesante per la prestazione della formazione di Alberto Vidali, e lo trova il punto del 4-7 o 7-4
se lo vediamo 23 dal stop della prima frazione, il vantaggio a 7 minuti e 50 di Alberto Pozzato, che portava sul 2-1 i suoi, punteggio con cui si chiudeva il primo tempo. Nel secondo tempo il momentaneo 2-2 di Montigel. Attenzione, un altro punto intanto di Claudio Cacau a 20 secondi dal termine, 7-5. La punizione di prima del 6 di Geppi Selva per il punteggio del 7-3.